Ho scritto perché è iniziato tanto tempo fa con un progetto sull'insegnamento dell'italiano agli stranieri, su come facilitare la comprensione da parte degli stranieri. E un progetto che è cominciato nel 2001 con il Ministero della Pubblica Istruzione. Abbiamo iniziato a fare delle unità e poi abbiamo deciso di continuare facendo un libro. A questo punto si è allargato anche un po' il target, i destinatari, e ho deciso di includere più persone, non soltanto gli stranieri. E quindi man mano che lo scrivevo, man mano che ne parlavo in giro, sempre più persone mi dicevano: ma questo servirebbe anche per gli italiani, questo servirebbe per molti ragazzi italiani, anche molti adulti. E quindi ho deciso che era ora di provare a scrivere un libro di storia in modo semplice, in modo chiaro, anche interessante, scegliendo anche i contenuti in modo interessante, perché credo che ci sia bisogno per tutti di ripassare un po' la storia che abbiamo studiato a scuola e forse cominciare a studiarla in modo diverso. È un libro appunto semplice, sono 150 pagine per 2000 anni di storia, quindi è chiaro che non ci sono tantissime informazioni che si trovano normalmente invece nei libri di storia, però allo stesso tempo ci sono delle informazioni che non si trovano normalmente nei libri di storia. Noi, io e il mio coautore, che è uno storico, abbiamo privilegiato un'impostazione di storia sociale, cioè ci interessa soprattutto far sapere come vivevano le persone, come lavoravano, quanto guadagnavano, i luoghi in cui vivevano, come mangiavano, perché credo che anche questo sia interessante, sia da un punto di vista del lettore, sia più motivante, più interessante ricostruire un po' com'era un'epoca, piuttosto che avere tutta una serie di fatti e così. Quindi abbiamo tagliato moltissimo sui fatti, le battaglie, i trattati, tutte le cose che invece si trovano in abbondanza nei libri di storia. E abbiamo invece privilegiato la storia sociale. Ci sono anche le parti di fatti, perché questi bisogna conoscerli, perché servono per avere due coordinate, servono anche per comprendere un po' l'evoluzione, no, della storia italiana in questi 2000 anni. Però c'è molta storia sociale e storia, come potremmo dire, politica, anche politica economica, cioè le dinamiche politiche ed economiche che spiegano poi certi fatti, magari certe guerre, magari certe rivoluzioni e così via. Più che descrivere i giorni, le ore in cui si sono verificati gli avvenimenti, ci interessa spiegare e perché si sono verificati. La mia impressione è che molte persone che hanno studiato a scuola, come tutti noi, storia, alla fine non abbiano capito neanche le cose fondamentali, perché succedevano queste cose, perché c'è stata una rivoluzione francese, perché c'è stato un risorgimento, che cosa volevano Mazzini e Garibaldi e cose di questo tipo, perché i plebei si rivoltavano contro i patrizi e così via. Sì, si può ricondurre alla vecchia dinamica i ricchi contro i poveri se vogliamo, però ad esempio la rivoluzione francese non è così. E allora riuscire a capire quali sono le dinamiche che stanno dietro certi avvenimenti, e per capirlo bisogna conoscere la storia sociale di un periodo.